ciao a tutti. Sono qui per darvi subito un consiglio, quello di portare con voi l'estrattore, se ce l'avete, o la centrifuga di frutta e verdura anche in vacanza, quindi mai senza. Oggi è venerdì pomeriggio e, come spesso succede in tante famiglie, ci troviamo a guardare nella dispensa e troviamo tanta frutta e tanta verdura accumulate, magari non più freschissime perché ne abbiamo comprate in quantità, c'era un'offerta, in famiglia tutti sembrava che volessero mangiare frutta, poi quando è arrivata a casa nessuno l'ha più voluta, e insomma è lì poverina che non sa cosa fare. E quindi il mio consiglio è quello di prendere questa frutta e questa verdura e preparare uno straordinario, vitale, energetico, anti-age, salutistico e buonissimo estratto. Cosa abbiamo qui? Dell'ananas fresco, del melone, delle carote e dello zenzero, delle mele, delle pere e abbiamo addirittura trovato in casa delle arance. Quindi non è una ricetta proprio specifica, ma è un potpourri, un estratto mille sapori, come il miele mille fiori. Potete anche voi usare la frutta e la verdura di casa, magari combinando i vostri sapori preferiti, oppure mettendo tutto insieme, come facciamo oggi. Vediamo cosa succede. Vedete, qui sta uscendo una specie di purè di mela, siccome sto estraendo soltanto un sapore, un frutto o una verdura alla volta. Poi possiamo utilizzare anche quello che sarebbe lo scarto, che in realtà, non avendo buccia, è proprio una purea un po' più consistente, per preparare magari dei dolci crudisti, delle creme. Possiamo aggiungere frutta secca, crusca d'avena per fare dei dolci altrettanto salutisti. In estate gli estratti di frutta e di verdura possono sostituire un pasto o possono nutrirci nell'arco della giornata come rompidigiuno o come spuntino, oppure sono perfetti se vogliamo mangiare leggeri durante la giornata, solo con un po' di verdura fresca, insalate o proteine magre, vegetali possibilmente, però rimanere nutriti al pasto e durante il giorno. Travaso, perché abbiamo quasi riempito il boccale. Queste sono mele e carote. Adesso andiamo con i meloni, lo zenzero. Sono diversi tipi di melone, qui abbiamo soprattutto il melone quello verde, giallo verde, che sarebbe il melone invernale. Vediamo di unire, lo gustiamo subito perché non c'è niente di meglio di un estratto appena spremuto, è un po' come la frutta appena colta e noi prendiamo il concentrato della frutta e della verdura appena spremute, quindi eccezionale. Qui c'è anche un po' la nota piccante dello zenzero, che fa bene alla gola, fa bene all'intestino, stimola il sistema immunitario, quindi rende questo estratto ancora più buono. È ancora più sano. Mi raccomando, anche voi ogni venerdì guardatevi bene in casa, raccogliete frutta e verdura, fate un fantastico estratto, vedrete che anche i bambini, gli adulti, tutti troveranno un modo veramente buono di assumere la frutta e la verdura in questa gustosa modalità in forma di succo.